Benvenuti in questo nuovo video. Oggi disegneremo un pinguino. Iniziamo ad abbozzare un ovale, così. Poi tiriamo una linea e qua disegniamo un altro ovale, però in orizzontale stavolta. Quindi uno in verticale e uno in orizzontale. Ora è il momento di iniziare ad unire le linee. Iniziamo dal collo, scendiamo giù, riprendiamo dal collo. Qui il collo e la testa sono leggermente sbilanciati sul davanti. Poi ricordiamoci che il pinguino ha degli occhi piccolini. Iniziamo a fare le piccole ali, braccia, non so come definirle. Ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Inoltre, per chi vuole imparare a disegnare, sotto al video trovate il link per il nostro blog, dove troverete varie lezioni su come disegnare gli animali, degli oggetti. E per chi si iscrive alla nostra newsletter riceverà anche in regalo due ebook gratuiti scritti da me su come imparare a disegnare. Inoltre mi trovate anche su Instagram dove troverete altri video del genere. Ok, il nostro pinguino è finito. Ma possiamo disegnare il pinguino anche con una linea più fumettosa, perché il pinguino è un animale simpatico e si presta molto a questo tipo di disegno. Vedete come disegno un ovale, una specie di cuore. Gli occhi, facciamo una bella sciarpettina. Immaginate di vedere un pinguino con una bella sciarpetta. Centro deve essere bianco, la regola vale anche per il nostro pinguino fumettoso. Ed ecco il nostro pinguino. Possiamo stilizzarlo ancora di più, perché vi ripeto, il pinguino è un animale simpaticone che si presta tanto.
ed è facile stilizzarlo. Gli occhi piccoli in questo caso, il becco un po' più grosso, se fosse colorato magari verrebbe ancora meglio. Ed ecco un altro abbozzo fumettoso del nostro pinguino. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!